adesso alla ricerca. Cari amici utenti dell'inchiostro fresco, siamo a Novi Ligure, in via antica di Genova, in strada antica di Genova, nel luogo dove qualche tempo fa, nel maggio del 2015, avevamo... 2014. L'alluvione del 2014, ma nel 2015 siamo venuti qua, avevamo ripreso proprio un po' il letto dell'alluvione. E vi avevamo fatto vedere come questo tratto di strada, come proprio stiamo camminando, fosse... non bene tenuto, cioè c'erano molti rovi, c'erano gli alberi che spuntavano sulla strada e questo creava... C'erano gli erbassoni. Gli erbassoni lungo la strada. Facciamo notare una cosa, applauso all'amministrazione per questo tratto del marciapiede. Occorre anche dire che dall'altra parte, come abbiamo detto prima, la situazione è sempre la solita, cioè rovi, sterpaglie, erbacce e soprattutto alberi molto molto in pendenza proprio a lato strada, che da oggi al domani con un forte vento temporalesco potrebbero cadere e addirittura provocare la rottura. Hanno fatto monte, non si sa bene chi, dove ci sono stati dei movimenti di terra che hanno in un certo qual modo modificato il deflusso delle acque. Se succede di nuovo un'altra cosa del genere, qui andiamo di nuovo a bagno. Ecco, adesso stiamo esattamente arrivando nel punto dove ci eravamo fermati 2 anni quasi e mezzo fa, davanti proprio all'ingresso di Novi, al cartello d'ingresso di benvenuti. E, quindi, facendo un po' il riassunto, i pro, ottimo lavoro di risistemazione della strada con il marciapiede e quindi maggiore fluidità di movimento. Le cose da fare, sistemare anche il lato opposto della strada, capire lo sbancamento terra, la responsabilità e le conseguenze, e dissuadere la velocità da parte degli automobilisti. Questo è un po' il nostro.